Allora, oggi abbiamo il professor Acquaviva del Politecnico di Torino che sta collaborando con Skillab in questo percorso manageriale sullo sviluppo della trasformazione digitale. Su che cos'è l'IoT, no? L'Internet of Things. Diciamo che possiamo definire l'IoT come una strumento che ci consente di far parlare tra di loro dispositivi, quindi tutto ciò che abbiamo in una fabbrica, ad esempio dal prodotto alle macchine, ai PC per la visualizzazione, gli oggetti, i lavoratori stessi, diventano delle cose che si parlano tra di loro. Quindi l'idea dell'industria 4.0 nasce dal fatto che la facilità di connettere, di far parlare insieme tutti questi oggetti può consentire di migliorare il prodotto, di migliorare il controllo di quello che succede all'interno della fabbrica, la sicurezza dei lavoratori e anche il rapporto tra i lavoratori, l'interazione tra i lavoratori e la macchina stessa. Ecco, quali sono quindi i vantaggi competitivi dell'azienda che decide di diventare Smart Factory? Ma ci sono vari aspetti, sia il miglioramento del prodotto stesso, quindi la capacità con poco sforzo, perché le tecnologie ormai sono a disposizione anche a costi relativamente bassi, migliorare la qualità del prodotto stesso, anche migliorare il rapporto con l'utenza, con il cliente, perché si può instaurare un rapporto che va al di là diciamo del prodotto, ma fornendo dei servizi aggiuntivi in cui il cliente può avere informazioni in più sul prodotto, può controllare lo stato del prodotto, può interagire direttamente con la fabbrica in modo da magari chiedere rimpiazzamenti o aggiornamenti del prodotto stesso in maniera molto semplice. Quindi si possono fornire una serie di come dire, servizi aggiuntivi che vanno al di là del prodotto stesso al cliente. Quindi questo può aiutare la fidelizzazione, ma può anche aiutare appunto il rapporto di fiducia tra il cliente e l'azienda stessa. E abbiamo già delle implementazioni in Italia? Possiamo già dire che è iniziata questa quarta rivoluzione industriale? Ma diciamo di sì, nel senso che ovviamente come tutte le cose che richiedono un aggiornamento e una apprendimento, un'introduzione comunque va fatta per gradi, però sì, ci sono delle realtà dalle piccole aziende alle medie aziende, alle grandi aziende che stanno già utilizzando i concetti di industria 4.0, piattaforme diciamo per IoT sono utilizzate da varie aziende sia in ambito energetico sia in ambito manufatturiero. All'interno del Politecnico abbiamo anche vari progetti già in cui le aziende grosse, grandi aziende utilizzano questa tecnologia. Quindi direi di sì, è cominciato lo sviluppo e questi sono veramente gli anni in cui ci aspettiamo che cresca notevolmente. Ho trovato molto interessante il fatto che mai quanto oggi il sistema delle imprese abbia bisogno delle università, del Politecnico, di questa conoscenza, no? Quindi si stanno un po' ribaltando le situazioni, nel senso che grazie quindi alla ricerca, a quanto una università, un Politecnico può avere sviluppato in questi anni, possa oggi essere di grandissimo aiuto e vicino alle imprese. Mi sembra una grandissima evoluzione questa. Sì, sì, ed è un utile cambiamento, diciamo, da una parte la ricerca si avvicina alle aziende, dall'altra le aziende capiscono il valore della ricerca, diciamo che c'è uno sforzo notevole da entrambi i lati per far capire quale può essere la portata del trasferimento tecnologico che un'università può fare a un'azienda. Le tecnologie IoT, siccome sono facilmente comprensibili, perché tutti abbiamo a che fare con la tecnologia, tutti sappiamo quanto è facile connettersi a internet e reperire informazioni, fanno veramente capire la potenzialità, anche se uno magari all'inizio come azienda può essere un po' scettico sui costi, sull'adozione, sulla possibile no, maturità delle tecnologie che vengono adottate. Siccome sono molto comprensibili e sono molto vicine proprio possono essere molto vicine allo sviluppo e all'utilità per le aziende, è in atto questo avvicinamento effettivamente ed è una cosa che stiamo notando da vari anni, insomma da 2 o 3 anni a questa parte,
e lo trovo personalmente molto, molto utile, anche molto stimolante, perché università come il Politecnico, che sono decisamente applicative, hanno bisogno di questo rapporto stretto con l'azienda. Grazie, grazie.